Grazie Presidente. Io volevo solo mettere in risalto un problema strutturale che è nato grazie alla buona scuola. La buona scuola ha soppresso gli insegnanti di sostegno e questo è stato un regalo ai comuni. Perché grazie alla soppressione degli insegnanti di sostegno, in pratica adesso questo tipo di servizio viene sostenuto poi di fatto dal comune, dall'ente locale, attraverso l'AEC. Ma non è così, perché dovrebbe essere un'altra cosa il sostegno appunto di cui stiamo parlando. Questo giusto per dire che quando a livello nazionale si fanno degli interventi di natura legislativa, sono degli interventi che poi bisogna sempre andare ad analizzare gli impatti che quegli interventi comportano poi sul territorio e quindi sui servizi alle famiglie e alla persona. Questo giusto per, come al solito, cercare di chiedere a livello nazionale di rivedere questa buona scuola, quindi di andare a rivisitare queste iniziative, queste azioni che sono state fatte, che nei fatti poi, dal punto di vista, soprattutto poi dal punto di vista delle ore messe a disposizione per i bambini che hanno bisogno a scuola di un sostegno, di fatto con la buona scuola abbiamo avuto questo purtroppo deficit. Quindi io mi auguro che a livello nazionale si possa riconsiderare quella legge di cui tanto si è parlato, la buona scuola, ma in realtà poi nessuno ha fatto degli studi di riflesso di quella che è stata questa buona scuola. Cioè, poi in realtà nelle scuole che cosa è successo dopo la riforma? Questo magari sarebbe interessante capire, soprattutto su chi ci sta nella scuola e chi ci lavora tutti i giorni sicuramente sa di che cosa sto parlando. Grazie. A lei.